via. Ormai tutti i giochi Nintendo partono con un mega filmato iniziale così, non c'è più, il menu arriva dopo. E allora ragazzi, salve a tutti e benvenuti con questo nuovo video. Siamo su Mario Luigi Fraternauti alla carica, nome di merda, però non è quello importante. La cosa importante è che dopo anni finalmente si ha un nuovo Mario Luigi, c'era la gente che purtroppo ormai ci aveva perso le speranze e invece siamo di nuovo qui. Come al solito mi tocca fare un piccolo disclaimer personale. Io non ho mai giocato a un Mario Luigi se non a non mi ricordo quale. Credo Fratelli nel Tempo, era quello con gli Shrob. Ah, è iniziato? Ah, fuck, vabbè. Continuava a ripartire il coso. Comunque ho giocato un pochettino a quello lì e basta. Quindi non so nulla neanche di questo. Ho visto solo il trailer d'annuncio ai tempi e poi non ho più visto spiegazioni varie, altri trailer eccetera. Quindi anche qua non so nulla. Cioè tipo Bowser, Peach, non so se le aveva fatte vedere, i guanti che si illuminano, non so nulla. Comunque ci siamo già divisi, quindi non mormare Luigi. Grande Aquila, no, non c'entra niente, scusa. Comunque, ragazzi, voi non sapete che cosa ho dovuto fare per sto gioco, perché veramente mi sono scordato di preordinarlo, che di solito non c'ho la visuale. Understanding. Mi sono scordato di preordinarlo. Ho fatto una corsa per uscire di casa la mattina per andarlo a prendere. Ho detto, io spero che ce l'abbiano in qualche negozio, magari gli è rimasto eccetera. Gli era rimasto, anche perché appunto dove lo preordino di solito non era disponibile. Cioè avevano finito le copie, non ne ho idea. Anche a comprarlo tipo da Amazon, preordinarlo mi arrivava tipo tra 5 settimana prossima. E allora ho detto, spero che ce l'abbiano. E invece sono riuscito appunto a beccare sto bambino, l'ho picchiato, che continuava a dire, guarda, io ho già giocato, mi ricordo come si chiamava, Andrea, credo. Ho detto, io l'ho già giocato, l'ho già finito, so già tutto, ti spoilerò i boss. Io l'ho preso a schiaffi e gli ho rubato il gioco. E vediamo un attimino, comunque Mario Luigi credo segua un pochettino la roba degli RPG appunto classici, ovvero a turni si fa questa cosa qua, vedete, un po' come Mario, Paper Mario, dato che l'abbiamo già portato sul canale.
non so in linea temporale questo gioco dove si pone, perché appunto non avendo portato i precedenti non vorrei far casini e robe varie, però è un attimino il mio primo approccio, ecco. Seleziona un nemico da attaccare col salto, per il pulsante nel momento preciso in cui atterri per eseguire un salto efficace ed eseguire un balzo aggiuntivo. Ok, quindi questo è molto più, comunque è molto più classico anche dei Paper Mario. Piantagrania. Le robe a tempo c'erano anche in Paper Mario, quindi un attimino dovrei riuscirci. Spesso potrei saltare per schivare l'attacco nemico. Quando il nemico attacca, prendi il pulsante giusto col tempismo per... Se atterri direttamente sopra il nemico, la tua schivata si trasformerà in contrattacco e sarai tu a infliggere danni al nemico? Interessante. Buono, buono, buono. Ci sta. Abbiamo gli oggetti, vedo. Che per ora non abbiamo, prove. C'è anche il... da premere durante il salto. Se infliggi i nemici vinci esperienza. Man mano sali di livello. Se sali di livello le statistiche aumentano... E va bene, classico. Se un nemico ti sembra troppo coriaceo, prova a combattere con nemici più l'autoportata. Suppongo che ci sarà un farming. Cioè, non penso che tu possa continuare. Cioè, c'è un limite. Se no continui a farmare su nemici di livello 1. E niente, appunto, queste qua erano le cose che dovevo dire. Poi per il resto vedremo, appunto. Però dai, sono, cioè, nonostante non abbia mai seguito molto la cosa di Mario e Luigi, nonostante so che è molto apprezzato dai fan, io non mi dispiace riaverlo, ecco. Mancava. Si sentiva un pochettino la mancanza, ecco. Sì, comunque, allora, si è frammentato in un altro mondo, probabilmente. Luigi! Ah, ok, no, ho detto... Vabbè, adesso l'ho detto. Luigi! 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 Forse in un'altra dimensione, ma uguale a questa, cioè in un'altra linea temporale. Comunque seguirò lo stile che uso per appunto i video delle due class con questo tipo di gioco, ovvero battaglie, dato che sono molto frequenti. Le taglio, anche perché tanto sapete, a me piace, anche se c'è possibilità, farmare. Saliamo di livello. Bad time, ha detto. Quindi vuol dire che non gli sono salite in testa. Chissà se c'è anche vabbè, c'è la fuga. Chissà se c'è anche il nemico che ti attacca e quindi parte lui con l'attacco, l'iniziativa sua. Vabbè, difesa di emergenza con R. Ti difendi da un altro attacco, subirai meno danni. Se riesci a schivare un attacco, vuoi semplicemente vedere come combatte il nemico? La difesa di emergenza è molto utile. Perché dovrei vedere come combatte il nemico? Ma fa come? Forse c'è un qualcosa? Spero di no. Se no è un po' un casino. C'è tipo un nemico che devi farlo attaccare, però devi difenderti perché non devi contrattaccare. Beh, però in realtà... Cioè, se puoi anche schivarlo semplicemente saltando al momento sbagliato. Cioè, salti al momento sbagliato. Oh, lì c'è un altro. Salti al momento sbagliato e schivi. Ecco, però per esempio, adesso che ci penso, in Paper Mario non c'è il contrattacco. Cioè, c'è la schivata perfetta. La guardia perfetta lì, che è che li fai danno e ok. Però è super precisa, cioè qua ho già visto che è molto più facile andare su, saltare su un nemico e fargli danno come contrattacco. Luigi? Bisognerà vedere poi in caso se
anche qua come in Paper Mario c'è il martello per fare gli attacchi a boh, pistrici, quelli con le spine, nemici spinati, che non puoi saltargli in testa. Vediamo. Appunto, per me sarà un attimo un'esplorazione, anche lo paragonerò spesso a Paper Mario perché è quello che mi viene come riferimento. Luigi? Oh! È una nave? Eccoci. Mario Luigi back again. Non era in un'altra dimensione. Ma questo è il One Piece? No, non era. Non. Mario! Luigi! Cioè, due commentini non li fanno, vero? Signor Luigi. Neanche Luigi parla qua, ha perso il turno della parola, almeno lui. Corvedette! Oh yeah! Let's go! Cos'è che ha detto corvedette? Luigi segue automaticamente Mario, premi B per farlo saltare. Quindi con A salto io, con B salta lui. E già, io qua. No, ok, va bene. Non si poteva fare con R? Veniva troppo complicato, mi sa, vero? Cioè, muovere uno con L e uno con R. Contando che non puoi muovere la visuale. Non lo so, forse è un po' complicato. Oh cacchio, ma questi sono quelli di Mitopia? Sono contento che tu abbia ritrovato tuo fratello. Quindi tu devi essere il signor Mario. Sì. Piacere, il mio nome è Condina. Ma scusa. Allora, abbiamo giocato recentemente Echoes of Wisdom, Zelda. E lì c'era Condé. Condé e Condina. Ma ragazzi, ma un minimo, cioè non lo so. Non voglio dire Maria, però Francesca, no, Condina. Signor Luigi è piombato all'improvviso dal cielo, è stata una vera sorpresa. Era molto in pensiero per te, signor Mario. Ma chi sono i capitani di Pikmin? Vuoi sapere dove siamo? L'ho già detto a Luigi, ma lo ripeterò anche a te. Non c'ero. Questo posto è L'Elettria, ma è milanese. L'Elettria, cioè quando gli mettono l'articolo davanti. Qui regna la pace, o meglio, regnava. L'Elettria. E lui è il signor Luigi. Lei è il signor Mario. Esattamente nel centro dell'Elettria sorgeva un gigantesco albero noto come Centralbero, che teneva unito l'intero mondo. Dall'albero fluiva l'energia chiamata Lumilinfa, si propagava per tutto il continente. Era la Lumilinfa a far funzionare il nostro mondo e renderci felici. Ma poi è saltata la luce. Ma cioè, no, ma appunto io sta roba non ci avevo pensato. Però Fraternauti alla carica non è perché è alla carica, tipo alla riscossa, è alla carica perché c'è l'elettricità. Ma porca vacca, ma si può. Ma non era meglio Brothership? L'albero andò distrutto e l'Elettria si separò. Non avevo mai esistito niente del genere, la terra si lacerò, dividendosi in tante isole vaganti. Non hai vissuto a Napoli? Che lì è uguale, eh? Persi i sensi e il mio risveglio mi ritrovai qui, sull'isola Solcamari. Fu allora che piantai un seme di centralbero proprio qui. Questo è il nuovo centralbero. È in fase di crescita, ma è ancora molto piccolo. Il mio compito è prendermi cura del centralbero. Sono un'elettriniera. E
Anche se sono solo un apprendista per il momento. Ma l'albero sta già mostrando i suoi benefici. Ormai riesce a produrre lumilinfa. Quel giorno il continente ormai a pezzi si trasformò in una miriade di isole vaganti in balia delle correnti oceaniche. Se riuscissimo a collegare il centro albero a tutte le isole vaganti, sono certa che il potere della lumilinfa riunirebbe il continente. Signor Mario, signor Luigi, venite dall'altro mondo, vero? New York, credo. Sarebbe fantastico se esistesse un mondo per un modo per rimandarvi indietro. Ve lo spiego anch'io. No, aspetta un attimo. Perché Presus? Perché è un maiale? Io non voglio già più giocare. Per me io sono a posto. Dove ti ricacciato? Vabbè. Si è collegato. Stavo tanto comodo sotto il berretto. E poi è verde. E si sa che ai maiali il verde piace. Ma era sotto il coso di Luigi? Sia ben chiaro però, non sono un maiale. No. E queste che vedete non sono narici, sono i miei occhi. Ho capito. Ho capito. Perché pensavo che quelle cose lì fossero gli occhi, invece sono le sopracciglia, quindi. Chiaro. Non fatevi strandersi di me, capito? Ma non c'era bisogno di specificare, comunque. Lui è preso, sei il migliore amico che si possa desiderare. Sembra che il cappello del signor Luigi sia diventato il suo posto prediletto. Volete tornare a casa, eh? In un modoink o nell'altro faremo. Ma in cambio oink? Oh no, ma aspetta, ma quando c'è la quella roba lì oink è perché c'è la oink, vabbè. Anche se vi potrà suonare strano, abbiamo una richiesta per voi due. Abbiamo una proposta che non potreste rifiutare. Ci aiutereste a ricollegare le isole vaganti? Prima Luigi arriva qui piombando dal cielo, poi spunta Mario con un gran salto, succedendo qualcosa di grosso, almeno credo oink. Luigi e Mario, cosa ne dite? Accettate di aiutarci? Sì. Lo farete davvero? Yes! Cioè, grazie, non avevo dubbi. Non potevamo chiedere degli alleati migliori, vi ringraziamo dal profondo del cuore. Morti dopo 30 secondi caduti in acqua. Sarò felice di farvi da guida, avete tanto oink da imparare. Cominciamo a individuare qualche isola vagante. Seguitemi. Non ti seguirò. Vado un attimino a vedere. Posso fare qualcosa? X, Y, Z. 7, 4. No? Abbiamo preso un fungo. Quello appunto penso che sarà uno strumento che puoi usare in battaglia. O forse anche fuori. Devo ricordarmi che non funziona. Non funziona. Non c'è un martello con bio, non si fa niente. Salta. Non so dove sto andando, raga. Mario, Luigi, sono qui. Se non mi dici, fai vedere il luogo, qui è un po' generico. Non entra nei cosi, ok. Aspetta, perché Luigi si è fermato? A caso. Okay, no, mi sono perso. Cioè, non che ci mettessi molto a perdermi, però era giusto per capire un attimino se potevo fare qualcosa, esplorare un pochettino, rubare due pezzi. Vedi che Luigi si ferma ogni tanto. Come mai? Mario e Luigi sono qui. E dai. Oh, non hai capito niente. Ah beh, ma lui segue proprio in automatico, nel senso che salta anche in automatico. Cioè non devo esserci io a farlo saltare per le piattaforme. Ah beh. Allora easy, ma che cacchio me ne frega di Luigi. Oh, arriverà, eh.
che non vuole perdersi. Allora, qua forse dal cannone. Continua a dire sono qui quel maledetto. Le monete probabilmente ci compri degli oggetti. Forse è meglio chiarire un paio di punti, brutti stronzi. Voi non andate dove non dico io. Passerete un bel quarto un bel po' di tempo a guardare la mappa, per non parlare di quegli strumenti che dovrete gestire. Quindi datevi una mossa. Bisogna proprio dirvi tutto. È il momento di fare quella cosa con più. Oh no, quella cosa con più. Ok. Da qui è possibile controllare a che punto siamo della storia. Usare strumenti è molto altro rank. Parametri di Mario Luigi, la posizione della mappa e altre informazioni. Con gli strumenti o modifichi l'equipaggio per chi vuole fare gli scontri, ok. E premi più per uscire. No, con B lo faccio, grazie. Per controllare la mappa degli strumenti basta premere più, non dimenticatelo. In caso di dubbi vi consiglio di controllare il Presus. Nella sezione guida bla bla bla, ok? C'è dell'altro rank. Ma puoi chiamarlo Presus? Come si chiama nelle altre lingue? Cioè, Sus è il nome latino del maiale. Però... cioè, è latino. Guardate e stupitevi. Un cannone. Un telescopio. Sembra fatto su misura per voi due. Ma guarda un po'. Telescopio. Chissà come farete a raggiungere le isole. Vediamo un po'. A nuoto? Chi vuole intendere intenda. Fa anche lo spiritoso, bello. Esatto. Quindi, esatto. Un'idea non può essere cattiva quando è solo ancora un'idea. No, 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 ci sono anche le idee di merda, eh. Voi due vi lancerete in territori ignoti. Tipo questa. Sì, lo so, non abbiamo un metodo migliore di questo, scusate. Io vi accompagnerò, non avete nulla da temere. Ma non si guida sta nave? Cioè, non si può guidare con la nave fino ad arrivare vicino all'isolotto e poi no. Oppala, un saltino. Un ponte anche. No. L'isola vagante all'orizzonte. Che coincidenza, eh? Io non mi lamento di certo, non fai niente. Deve esserci un fior faro su quell'isola, il vostro prossimo obiettivo. Vi spiegherò il resto strada facendo. Ma ora facciamoci sparare dal telescopio. Moriremo tutti.